Un salutone, un abbraccione dal vostro Italone, benvenuti in questo video. Oggi non parliamo di calcio, parliamo di YouTube e dello schifo che ci sta su YouTube in questo momento. Proprio così, ci sta uno schifo su YouTube che a me mi fa soltanto rabbrividire. Io guardando nei vari canali di persone che mi vengono segnalate o consigliate o da YouTube stesso che me li consiglia, sto assistendo in questo periodo, ma non solo in questo periodo, già da tempo, a degli atti osceni su YouTube che YouTube stesso non le guarda queste cose. Va a guardare per esempio se un YouTuber o una YouTuber fa un gameplay o un video e c'ha una musichina di un secondo e c'è da o strike per copyright o per qualsiasi altra stronzata, te chiude i live per 3 mesi, al terzo strike te fa chiudere il canale. E non vede certe porcherie a livelli proprio di film porno al 100% che succedono su certi canali sia di YouTuber maschili che femminili. Ci sono dei canali, dei veri e propri canali di donne che possono essere dai 18 fino a pure ai 60 e passa anni, che ultimamente su YouTube, vedi, nascono come formiche. Oggi c'hanno 100 iscritti, fra una settimana ce n'hanno 20.000, 30.000, e ti chiedi perché, poi li vedi sui consigliati, vai a guardare per curiosità e vedi o vedi, e come vedo io, o vedono minorenni, persone ingriffate, vedi ste live, sti video e ste live, soprattutto live, di ste donnette che mettono in mostra tutto il ben di Dio che ci ha dato madre natura in queste live, mostrando reggiseni intimo, se lo tolgono non fanno vedere proprio la nudità, perché sennò la scatterebbe proprio a chiusura, ma provocano maschietti e donne stesse, perché ci possono essere pure a stessa camicia, ci può essere pure, e nessuno fa niente. Anzi, ci stanno migliaia di persone ingriffate che guardano, e minorenni, e YouTube, perché dopo che controlla ste live, non fa niente. Queste signore, ragazze o ragazzi, per me sono persone che non valgono niente, come dice Sgarbi, capre! Siete capra, vergogna di voi che non avete nessun talento, perché ci sono YouTuber brave o YouTuber bravi che ci hanno contenuti. Oddio, se ce l'hai, ma se lo fai al video, naturalmente non succede niente, quello è normale. Pure io, se c'avrei un bel fisico, è normale. Ma no, che fanno proprio live erotiche, sono live proprio erotiche. Manca solo che esca fuori il maschio che fa il lavoretto o la donna che si fa il lavoretto, perché stanno, parlano e provocano minorenni e persone malate, più malate di loro, perché queste persone che streamano sono malate di testa, e la maggior parte sono sposate, il marito, le mogli sono cornute al 100%, e YouTube Italia ci fa fare queste cose, sta porcheria, perché è un cesso proprio diventato, non fa niente, e queste prendono soldi, perché dopo se c'hai visualizzazioni e tutto quanto prendi soldi, e ci sono YouTuber seri che non riescono ad emergere e hanno degli ottimi contenuti come gameplay, rubriche, documentari, tutto quello che voi volete, che per fare 10 iscritti se devono rompere il culo tanto tempo, e invece ci sono ste donnaccio, sti maschiacci, parliamo di tutte e due parti, che mettono in mostra situation su delle sedie, sui letti, sui salottini, e proprio mostrano tutto e parlano del più e del meno a livelli proprio da
La censura, mi fate incazzare. E poi ci sono minorenni pure qua, perché YouTube non è controllato. Perché queste donnacce, perché o maschiacci, non mettono neanche il limite d'età, e vedi, ci sono ragazzini pure su queste live che si ingriffano, ci fanno domande del più e del meno, e loro come se niente fosse, non c'ho le mutandine, porto una decima, porto quello, porto quell'altro, mostrano. L'ho fatto 10 minuti fa, titi, tatà, e tutte queste situazioni che YouTube, perché i live rimangono, non le guarda. Questo è lo schifo, è lo schifo, proprio lo schifo di YouTube. Di YouTube andrebbero denunciate queste persone, e se fanno i YouTuber, queste devono andare a lavorare sulle gambe erotiche, il loro lavoro è di là, sia i maschi che le donne, perché è inammissibile che ai tempi d'oggi ci siano queste persone che non valgono niente, sono provocatrici che non valgono niente, i mariti o le mogli che li appoggiano, che c'è qualcuno che gli fa pure le riprese tante volte, sono dei cornutacci a livello astronomico. Io mi chiedo, ma vale la pena allora per noi YouTuber che cerchiamo, chi ci riesce, chi no, quello conta pure la bravura dello YouTuber, quello non si discute, se conviene o no rimanere su sta piattaforma o fare video, quando veniamo succlassati da persone inutili, che non valgono niente, ignoranti al 100%, che ci prendono per i fondelli, si prendono il gioco di noi per fare soldi. E YouTube non fa niente, perché se sarebbe una cosa... come tu metti un strike a copyright sulla musichetta, devi far chiudere sti canali di ste persone, non dirmi che non le guardi, perché una che te si mette mezz'ora, un'ora a fare quelle live e te parla del più e del meno, s'abbassa e mostra le tette, non se toglie proprio da fuori, però te mostra, te parla, te misura di tutto l'andamento erotico, sessuale della situazione, se vale la pena che stiano su YouTube e non vadino a fare le sex cam. Perché a sto punto così è, a sto punto questo è. Io mi chiedo di segnalare sti canali e di farli chiudere, perché è una cosa inammissibile. E tu YouTube, tu che stai dietro, che visioni, secondo me stai ingriffato più degli altri e non guardi il corretto funzionamento di tutte le live, e vai ad appillarti su stronzate che non hanno senso per far chiudere canali che meriterebbero di continuare a esistere su YouTube. Ragazzi, siamo al 2019, noi siamo un popolo, mi ci metto pure io dentro, da ingriffati, che andiamo pure a guardare ste persone che non hanno nessun talento, nessun contenuto, sono solo delle persone malate di mente, le andiamo a guardare e le facciamo crescere, ci lasciamo il like, ci iscriviamo, consigliamo ai nostri amici pure di iscriverci a questi canali de merda, perché sono canali de merda, e non andiamo a supportare magari un YouTuber che ci mette la passione e il cuore per dare un contenuto e non emerge mai in questa piattaforma bastarda e vigliacca che è YouTube. Quindi ragazzi, se siete dalla mia parte, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Io le dette non ce l'ho, non sono un figo, so questo, ho detto la mia, aspetto commenti, lo so che verrò pure attaccato da qualcuno, comunque si accetta tutto, comunque sto schifo se deve finire su YouTube per premiare i canali che veramente meritano e non premiare ste sexy chat, sti sexy video che stanno su YouTube. Un salutone.
un abbraccione dal vostro Italone. Io vi dico sempre ciao, miau, bau, belli, a chicchi, ciao, non fate ingriffati, ciao.